Il giallo di Rosetta 2 anni dopo. Buona serata e ben ritrovati in diretta con gli speciali del TG di Udinese TV. Stasera riapriremo il nostro filone crime che aveva già visto alcune puntate nei mesi scorsi per concentrarci su un efferato omicidio che si è verificato a Udine il 25 gennaio del 2018, quasi esattamente 2 anni fa. La morte della 72enne Rosetta Quagliattini nella zona est della città, un omicidio tuttora irrisolto. Ne parleremo assieme e da qui poi svilupperemo altri filoni con i temi legati all'importanza della testimonianza, all'importanza nei procedimenti degli investigatori privati, ma non solo. E lo faremo come al solito in compagnia dei nostri ospiti. Stasera qui in studio con noi andiamo subito a presentarli. Partiamo da Eddie Sanson, ben ritrovato, consulente Buonasera. per le investigazioni criminali, e con noi anche Michele Romanelli, investigatore privato. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera. Abbiamo l'illustre Stefano Coman, avvocato penalista, buonasera. Buonasera a tutti. Ed Elena Commessati, giornalista e scrittrice, buonasera. Buonasera a tutti. Come al solito con me, Francesco Pezzella. Buonasera Francesco, Davide, un buonasera. caso, dicevamo, irrisolto a distanza di 2 anni che cerca ancora di trovare la sua chiave. Sì, un cosiddetto cold case, anche se il procuratore ha voluto un po' smentire questa definizione, il procuratore di Udine. Al di là di questo, sono molto curioso di iniziare il dibattito per scoprire il ruolo dell'investigazione privata nelle indagini penali, per capire come si colloca questa figura nell'ambito di un procedimento penale con tutte le restrizioni che impone un procedimento penale su come si può operare in tal senso. E sono davvero molto curioso perché è un argomento che non abbiamo mai trattato e quindi spero che stasera si riesca a fare un po' di chiarezza anche su questo argomento. Eh sì, ma partiamo con ordine, partiamo riproponendovi il servizio che realizzammo nei nostri TG proprio all'indomani dell'efferato omicidio di Rosetta Quagliattini, che in quelle circostanze, nelle ore successive, non era ben chiaro in che direzione potessero portare le indagini da parte degli inquirenti. Allora ascoltiamo il servizio e poi rientriamo in studio. Come mai la casa presentava diverse stanze a soqquadro e perché l'incendio si è estinto autonomamente? Sono solo alcune delle domande che si stanno ponendo gli investigatori impegnati a ricostruire la tragica morte della signora Rosetta Quagliattini, l'ex infermiera di 72 anni, trovata carbonizzata nella mattinata di oggi all'interno della sua abitazione al civico 125 di Via Emilia, nel quartiere di Beivars, zona est di Udine. I carabinieri che indagano sul caso stanno valutando ogni pista investigativa senza escludere al momento alcuna ipotesi, compresa quella dell'incendio doloso. Ai militari della compagnia di Udine si sono affiancati nelle indagini i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale e la squadra rilievi che hanno operato per cristallizzare la situazione nella casa. Secondo quanto si è appreso, gli inquirenti, aiutati dai vigili del fuoco, prestano particolare attenzione alla scena trovata nell'abitazione al loro arrivo, specie al disordine trovato in casa. La donna era riversa al suolo nel salotto, stesa sul pavimento, vicino a una credenza, non lontano da una vecchia stufa a legna. Le fiamme hanno distrutto solamente il piano terra dell'abitazione, con l'anziana che avrebbe perso la vita a seguito di una intossicazione e per le gravissime ustioni riportate. Sarà comunque l'autopsia disposta dal magistrato a fare chiarezza. Davanti alla casa di Rosetta, nella tarda mattinata, è arrivato anche il fratello Renato, sul posto a supervisionare le indagini il magistrato di turno Paola De Franceschi, mentre i carabinieri hanno perlustrato tutte le aree attorno all'abitazione e hanno raccolto le testimonianze dei vicini. Questo dunque quanto successe all'epoca, e per provare ad aggiornare la situazione, nei mesi scorsi c'era stato un primo punto, poteva esserci una svolta con anche l'intervento del procuratore capo di Udine Nicolo, che confermava le indagini che stavano proseguendo per cercare di capire chi fosse l'assassino. Eddie Sanson, che fino al 2016 è stato componente dell'Arma dei Carabinieri, chiedo che cosa ha lasciato questo caso e come, secondo lei, stanno procedendo le indagini. Ma abbiamo visto le scene del servizio, ci troviamo di fronte a un episodio complicato da esaminare perché il fuoco e l'acqua e le persone che intervengono per dare aiuto e per mettere in sicurezza l'ambiente inevitabilmente inquinano quella che è la scena del crimine. Quindi
Chi si è trovato di fronte a questo episodio, evidentemente nelle prime battute, forse non ha nemmeno compreso la gravità del fatto, e poi le cose si complicano. È un'abitazione isolata. Mi permetto di segnalare una doppia siepe, una siepe dalla parte della defunta e un'altra siepe nella casa che si presenta più nuova, rimodernata. Da subito questo delitto ha evidenziato la mancanza di conoscenti, di testimonianza, che forse poi è la base iniziale per un'investigazione. Io, da esperto della scena del crimine, mi sono trovato in qualche occasione di fronte alla presenza del fuoco e dell'acqua, e tutto diventa molto, molto più complicato. Poi, all'interno di un'abitazione, poi ne parleremo, è necessario capire chi ha libero accesso a quell'abitazione per poter collocare poi le competenze e le responsabilità. Tra l'altro, citava proprio la difficoltà nel portare avanti le indagini, anche ricordando che quella zona lì all'epoca non aveva telecamere di videosorveglianza, quindi un elemento che diventa sempre più oramai importante per quanto riguarda l'analisi di questi casi. Non c'erano telecamere di videosorveglianza e proprio negli attimi, nei giorni successivi ci fu l'appello sia del procuratore sia poi dell'Arma dei Carabinieri ai cittadini che magari avessero visto qualcosa con il loro occhi o qualcosa di strano in zona, a rivolgersi proprio alle forze dell'ordine per cercare di aiutarle in questo frangente. Al nostro investigatore privato Michele Romanelli chiedo innanzitutto di raccontarci quando avete deciso di avviare lei assieme ai suoi soci questa attività e in questo caso o in casi analoghi come potreste intervenire per supportare il tutto. Dunque, la mia attività è iniziata nel 2005. Precedentemente ho appreso la professione, mi sono laureato e ho avviato la mia attività, dapprima con le prime licenze che sono le 134 per le indagini civili, e successivamente ho richiesto e ottenuto le licenze per poter espletare le indagini penali. Il ruolo dell'investigatore privato nel nuovo codice di procedura penale è stato riconosciuto finalmente tra i consulenti di parte. Consulente di parte, che è il difensore, che è l'avvocato nominato, ha la possibilità di nominare per poterlo coadiuvare a costituire un elemento probatorio che possa essere a difesa del proprio cliente. In questo caso, mi scusa se interrompo, quindi l'avvocato sia della parte sotto accusa da parte della procura che dalla parte, da una eventuale controparte, parti civili, Essendo non lo so, vittima. un consulente di parte, noi investigatori siamo a disposizione dell'avvocato Dell'avvocato che che ci dà rappresenta una delle due una parti. delle due parti, evidentemente non può essere di tutte e due contemporaneamente per un palese conflitto di Ho interesse. fatto questa mia Ma certo. incursione per far capire anche ai telespettatori che quando si Sì. parla di difesa non necessariamente è difesa nel senso Esatto. della persona accusata che deve Certo, ha difendersi. detto bene, in verità le indagini difensive possono essere anche preventive o successive, nel senso che possono essere preventive qualora ci si possa attendere un processo penale per il quale è necessario prepararsi, o successive per un procedimento penale per il quale magari si ha l'intenzione di chiedere una revisione. Avvocato Coman, che idea si è fatto di questo giallo? Francamente nessuna, perché non ci sono elementi. Cioè, io posso condividere perfettamente, sia per l'esperienza professionale che soprattutto essendo un accanito lettore di gialli, che fuoco ed acqua sono gli elementi primi, lo leggiamo nei romanzi, mediante il quale l'assassino si libera di qualunque genere di prova, perché viene eliminato qualsiasi riscontro che possa essere oggetto di prova scientifica e quindi di fatto entrare in una scena del crimine che sia devastata da fuoco e acqua mi fa pensare con quale difficoltà gli investigatori abbiano potuto muoversi in sede di sopralluogo.
Dopodiché è chiaro che le forze dell'ordine o anche gli interessati, e in questo caso gli interessati intendo i parenti, quindi i congiunti della deceduta e le cosiddette parti offese, e avrebbero potuto muoversi nella direzione che poc'anzi ci è stata indicata per verificare cosa. Un patrimonio testimoniale, c'è qualcuno che ha visto, c'è qualcuno che ha sentito, c'è qualcuno che era a conoscenza di dissapori, alla ricerca del classico movente per indicare un determinato soggetto che avrebbe potuto essere inquisito. Minima parentesi in ambito proprio squisitamente tecnico, correttamente Romanelli dice su incarico del difensore, perché così ci dice il codice. Dobbiamo tenere presente una recentissima e contestatissima sentenza della Corte d'Appello di Trento che disconosce il fatto che solo il legale possa conferire l'incarico, ma correttamente potrebbe essere conferito anche dalla parte personalmente, quindi dall'interessato personalmente. Quindi si apre un'ulteriore finestra di attività per l'investigatore privato che potrebbe essere nominato direttamente dalla parte senza passare attraverso il legale. È certo che sarebbe improprio, però quasi un atto di sfiducia nei confronti del legale, o sbaglio, avvocato? Tante volte si fa un'analisi assolutamente preventiva anche del mero costo, oppure si pensa che l'investigatore privato abbia... Cioè ci si rivolge all'investigazione privata, all'investigatore privato, piuttosto che all'avvocato, sì, fino a certo. Quando l'avvocato non è indispensabile. Fino a quando non è indispensabile. Certo che questo genere di scelta, dico, è in questo momento contrasta con la legge, con la lettera del codice. Per questo parlo di sentenza tridentina abbastanza particolare. Però siamo in un paese dove la giurisprudenza fa precedente e quindi nulla potrebbe L'avvocato essere. L'avvocato può essere anche investigatore? L'avvocato non fa le investigazioni in proprio, ma non può essere investigatore perché ha l'esigenza di avere, come ci ha detto Romanelli, una doppia autorizzazione di carattere prefettizio. E quindi sia per il civile che per il penale, altrimenti la sua investigazione non ha nessun genere di e il codice deontologico ci impedisce. Quindi l'avvocato può fare investigazione, però attraverso un investigatore privato. Conferisce un incarico. Ed è talmente delicato questo incarico che... Quando parlo di queste cose, le parlo proprio, le dico in relazione all'efficacia dell'esito, no? Quindi non può essere un incarico casuale, deve essere conferito con una procura speciale ad hoc. Ultima domanda, poi mi fermo. E questo incarico, una volta conferito, deve essere comunicato all'autorità giudiziaria? No, è tenuta l'autorità a saperlo? No. L'autorità giudiziaria fa la verifica della conferma dell'incarico nel momento stesso in cui le investigazioni sono state spese. Perché per il legale non c'è nessun obbligo di spendere le investigazioni che sono state fatte. Quindi potrebbe aver fatto tutta una serie di investigazioni. Si verificano nulla inconcludenti e quindi non... a nulla o portano a qualcosa. Però se portano a qualcosa quindi... Anzi, li scatterebbe il segreto professionale, il dovere di difesa, per cui non è tenuto. Mentre la pubblica autorità incorrerebbe nel reato di omissione di dati d'ufficio, illegale no. Questo è un punto molto delicato. E non critico. È un punto che pone su un piano diverso le parti? Di debolezza assoluta la difesa, perché i giudici poi valutano le investigazioni in questa direzione. Quindi c'è una stortura in questo sistema? La stortura fondamentale è che se lei pensa, ma poi non voglio togliere spazio e tempo. Ma ti chiedo scusa io perché mi sono dilungato con le domande. Se lei pensa che gli articoli del codice che riguardano l'indagine preliminare sono oltre un centinaio, forse sono 150, e gli articoli che regano le investigazioni difensive sono 9, ha già la risposta. Nel senso che per essere sulla famosa parità di trattamento bisognerebbe avere gli stessi doveri e le stesse garanzie. Quindi 9 e 9 o 150 e 150, va bene. Ci ritorneremo, molto interessante questo argomento, ma tornando invece al caso di Rosetta Quagliattini e a proposito delle testimonianze, vi riproponiamo le voci che avevamo raccolto proprio all'indomani da parte dei vicini di casa, dei conoscenti della signora Rosetta. C'era molto fumo che usciva, cioè molto fumo in casa mia,
Allora abbiamo cercato in casa, non c'era niente. E sono andato nel cortile e ho visto uscire fumo dalla mansarda della signora lì. E sono sceso, ho provato a vedere, ma lei non rispondeva al campanello. Allora ho chiamato i pompieri. In effetti, quando hanno aperto la porta, è uscito un disastro di fumo. Dopo non so come è finita dentro, ma non si sa, non ho chiesto perché lì sono informazioni, io non sono entrato in casa sua, ecco, ho visto che dalla porta usciva forte fumo e di sopra anche, perciò era abbastanza, penso, anzi aspettavo che uscisse anche fiamme quando hanno aperto, penso, non so, qualche stufa, non penso io, non so, bisognerà vedere loro cosa dicono. È venuto qui a suonare il campanello, ma nessuno ha risposto. Però c'era il cancelletto aperto. Sì. Cancelletto aperto. E questo era un po' strano. Eh sì, perché lo teneva sempre chiuso, se non era proprio a prendere qualcosa in macchina, sì, era sempre chiuso. Che lei conferma, insomma, una signora che stava sulle sue. Sì. Non era di quelle che andava in giro, non so se avrà avuto amiche magari, so che andava anche molto in chiesa adesso, non so se andava al Bearzi o qui a Beivas. Abbiamo ascoltato dunque le voci dei vicini. Elena Commessati, questo contesto che cosa può portare a farci riflettere? Riascoltando le voci delle testimonianze dei vicini mi fanno molta tenerezza, perché c'è un'estrema solitudine di questa persona e poi anche una riservatezza che è tipica delle nostre terre, ma in generale delle persone che stanno nel proprio mondo. Quindi è difficile. Siamo ancora qui a parlare di una persona che stava riservatissima, e questa è un po' la fatica di tutte le investigazioni di questo tipo. Per quel che riguarda me, che sono molto laterale e uso la fantasia, sono una scrittrice, mi vengono in mente tante cose, ad esempio una bella onesta ritualità, cioè si dice dai vicini che andasse in chiesa, ci sono il rito del cancelletto, quindi l'investigatore ha, se ha occhio sensibile, si riferisce molto all'umanità del quotidiano di queste persone. In questo caso l'investigazione, come ha detto l'avvocato Coman, cioè io non ho un'idea su questo, solo dal fatto che ci fosse una persona estremamente nel suo mondo. Tornando a Eddie Sanson, anche alla luce di queste dichiarazioni dell'importanza del valore della testimonianza, che cosa possiamo analizzare e che cosa, dove potrebbero andare a parare o stanno lavorando secondo lei gli inquirenti per cercare appunto di trovare altri elementi utili, visto che, come l'abbiamo spiegato bene, il fuoco e l'acqua hanno danneggiato in sostanza l'intera scena? Sì, il fuoco e l'acqua hanno danneggiato. Adesso, a distanza di 2 anni, non credo che anche se ho avuto delle indicazioni ho intuito che le attività tecnico-scientifiche stanno ancora continuando e la procura ha interessato altri esperti in biologia e in dattiloscopia e anche un anatomopatologo. Riguardando quelle testimonianze, siamo in un momento dove i testimoni non sono ancora a conoscenza del delitto, di una morte accidentale, parla di una stufa, parla di un avvicinamento. Quello che è una considerazione che faccio, molta gente è entrata, quindi c'è una scena del crimine primaria dove è collocato il corpo della vittima. Però una volta questa scena del crimine sarà stata difficilissima, poi ci dobbiamo allargare, ma vediamo che è una scena del crimine delimitata, ma inevitabilmente inquinata. Quindi, uscendo da quella scena del crimine primaria, dobbiamo andare a fare una ricerca distanziandoci, e diventa complessa. Voi avete visto, riprendono i carabinieri del RIS, ma avete visto i sommozzatori che stanno evidentemente cercando. Nei mesi successivi si avvicendarono diversi corpi. Un'arma del delitto e sono estremamente complesse. Riguardo alla testimonianza vorrei spendere una parola in riferimento all'investigatore privato e a Elena, che nelle sue ricerche è abituata a parlare con le persone, quindi con i testimoni. Ho riscontrato negli anni, sono stati 35 di attività nell'arma dei carabinieri,
non sempre, forse più negli ultimi anni di attività, ma perché questi social network, questa invasione di questo modo di comunicare ha reso più difficile la raccolta delle testimonianze per l'investigatore dello Stato, perché forse non si vuole, si c'è una ritrosia, intimorisce. Ma probabilmente intimorisce il fatto di poter immediatamente essere schedati, cosa che non avviene per l'investigatore privato, il giornalista o la ricercatrice. Qui mi dà l'assist per fare un'altra domanda. Sempre riguardo le investigazioni, poi quando un investigatore privato si imbatte in un elemento che introduce una persona, non un fatto, non una prova, ma una persona all'interno di questa indagine, è tenuto a segnalarlo immediatamente. Questa persona deve essere inserita in un registro degli indagati, come avviene quando la procura comincia ad indagare? C'è in questo anche una struttura del sistema o è tutto normale? Ve lo chiedo da perfetto ignorante in materia, però dopo quello che abbiamo detto, evidentemente gli investigatori privati hanno più possibilità di agire rispetto a quelle che sono le opportunità che vengono date alle forze dell'ordine, alla polizia giudiziaria, che risponde ad un incarico da parte della procura? Io mi sentirei di dire che se l'investigatore privato è chiamato a fare un'investigazione sul territorio, una volta raccolta quella che può essere una presenza interessante, torniamo al fatto che comunque ha un mandato da un legale in questo momento, sicuramente segnala al legale. Poi l'assunzione dell'informazione da quel possibile testimone è un'operazione abbastanza complicata e impone... Però di fatto si svolgono delle indagini su una persona che non sa di essere indagata, o sbaglio? Ah, quindi stiamo parlando di un sospettato? Nel momento in cui ci si imbatte su una persona che entra nell'indagine come potenziale sospettato, in base agli elementi che ha in mano un investigatore privato. L'abbiamo visto per dei casi nazionali, Alberto Stasi, le investigazioni si sono spinte fino a raccogliere un mozzicone, sono attività che poi diventano pericolose perché necessitano di quelle garanzie di legge per la persona sottoposta alle indagini, quindi è un argomento assolutamente delicato e spinoso. Un passaggio anche su questo con Romanelli. Ritengo sempre che l'investigatore privato, appunto perché presta la propria opera a supporto primario dell'avvocato, debba comunque mantenersi in un alveo di correttezza e deve evitare assolutamente di creare con la propria opera una difficoltà, o meglio, che con la propria opera possa rendere delle prove inutilizzabili, oppure, qualora è un obbligo di legge, qualora sentita una persona dovessero emergere degli elementi della propria colpevolezza, ad esempio, è tenuto immediatamente a interrompere la propria azione, appunto per quelle condizioni di garanzia che menzionava poc'anzi Samson. Quindi esiste la garanzia, questo dobbiamo dire ai nostri telespettatori, esiste la garanzia sia che indaghi l'investigatore privato, quando, sia che indaghi la procura attraverso quando la emergono durante l'indagine degli elementi di colpevolezza o degli elementi, una testimonianza che chiaramente vanno a indicare un chiaro coinvolgimento o di colpevolezza della persona che si sta interrogando in quel o momento. O anche a discolpa, evidentemente. Però è più grave il caso. Per la garanzia, immediatamente l'investigatore deve interrompere la propria attività e trasmettere tutto quanto all'avvocato, che poi si rapporterà col magistrato. Avvocato, vedo che vuole intervenire. No, avrei tante cosettine da dire, ma allora, un minimo di ordine nella materia che di per sé è assolutamente complessa ed è anche nuova, perché noi dobbiamo pensare che abbiamo la normativa fondamentale che è del 2000, degli accorgimenti che sono del 2012 e il corpo molto forte di come si gestiscono le indagini preliminari, le investigazioni difensive, è determinato da un regolamento che le stesse Camere Penali hanno dato ai penalisti, proprio per conciliare quello che dice la legge con le imposizioni deontologiche.
Una considerazione rapidissima e mi ricollego a quello che dice Samson. Io non posso fare una differenza, si parla più, come Francesco ci chiede, più favorevolmente all'investigatore piuttosto che alla pubblica autorità. Io dico, parlo per la mia esperienza diretta, che il cittadino italiano mediamente, quindi con tutti i limiti delle generalizzazioni impongono, non ha un grandissimo senso civico. Non avendo un grandissimo senso civico, è infastidito dal fatto che qualcuno gli vada a chiedere cose sulle quali lui pensa di poter essere coinvolto per il solo fatto di riferirne. E questo dopo quasi 40 anni di professione, lo dico con certezza assoluta, perché quando io telefono a una persona per capire se mi dà la disponibilità alla testimonianza, ho 30.000 argomenti contrari, questo con l'avvocato. Per cui non posso dire che ci sia più favore in una direzione piuttosto che un'altra. È verissimo, peraltro, che invece c'è una categoria di cittadini che ha un forte margine di disponibilità, ma perché in qualche modo è interessato. E quindi se è un parente, un congiunto, un amico della parte offesa, ha l'enfasi, è animato da un fortissimo spirito di collaborazione. La stessa cosa può dirsi nei confronti dell'imputato. Da lì poi alla verifica della qualità dell'informazione, perché poi quando parliamo di investigazioni, veramente stiamo sconfinando, cioè Francesco dice, e l'investigatore riprende e dice, quando emergono elementi di reità, ma francamente io dico, pensare di arrivare a un'intervista del colpevole è lo scoop dello scrittore giallista, no? In genere invece stiamo sentendo delle persone che possono mettere giù un plateau di argomenti, indizi e piste da seguire che magari conducono a un determinato soggetto. Quando poi si verificano queste cose e quindi l'investigatore è nelle condizioni di dire ho fatto un buon lavoro, ho ascoltato questo, ho ascoltato quest'altro, e sottolineiamo tutti ascolti assolutamente informali, cioè sono ascolti che poi non ci dicono niente. Ma che devono essere poi confermati davanti ad un giudice, quindi chi parla con Francesco, con l'investigatore? Prima ancora, l'investigatore fa correttamente il suo lavoro e mi dice, guardi che Elena è a conoscenza di cose interessanti, perché Elena ha fatto una chiacchierata. Sta all'avvocato formalizzare con tutte quelle difficoltà a cui faceva accenno Samson. Certo. Perché ci sono tutta una serie di formalità fondamentali. Quindi quella testimonianza, quella chiacchierata, quindi quelle parole acquisite non ha nessun valore legale fino a quando non arriva in un tribunale e fino a quando... Prima ancora, Francesco, fino a quando non vi è, non è... Perché arrivare in tribunale sta a significare che l'avvocato farà una scelta. O io formalizzo quel colloquio, quelle dichiarazioni con tutte le cose che il codice e tutte le formulette che il codice mi dice, allora lo posso spendere quel verbale di fronte al pubblico ministero, di fronte al giudice, un domani in tribunale. Spendere il verbale oppure la persona dovrà andare spendo a riferire verbale, direttamente lì? Spendo il verbale. Quindi il verbale a quel punto fa fede c'è il fascicolo delle indagini difensive in procura, si costituisce durante l'indagine, poi si costituisce di fronte al GIP o al GUP che sia, si potrà costituire anche di fronte al tribunale. E quella persona potrà essere poi chiamata a confermare oppure se non è necessario? Se si va in tribunale, perché poi sa, dobbiamo entrare nella specificità purtroppo del rito, se si va in tribunale quella persona deve essere chiamata, ma come l'investigatore deve essere chiamato in tribunale? Perché io in tribunale non vado a spendere la relazione dell'investigatore. Certo. Perché visto che è equiparato a un consulente di parte, il tribunale mi dice cosa stai facendo? Prima ascolto l'investigatore come consulente. Come è arrivato a quella... A quella lì. Alla fine, dopo che l'abbiamo ascoltato, in contraddittorio tra le parti, con tutte le contestazioni possibili e immaginabili, l'investigatore depositerà il suo elaborato. Non c'è differenza da una perizia che fa un medico legale o un perito balistico o cose di questo genere. Elena Commessanti, per chiudere questo capitolo, quanti si sono confessati nella tua versione di scrittrice e investigatrice?
Ma il termine confessione mi piace poco. Quanti hanno voluto raccontare una storia? Perché nel mio caso il tempo passa e quindi si crea una memoria di questo. E magari poi affrontiamo l'argomento pettegolezzo, che nel mio caso ha una funzione sociale. Allora ci fermiamo per il break e poi di nuovo assieme, sempre qui nei nostri studi con i nostri ospiti. Tra poco. Ben ritrovati assieme con gli speciali del TG di Udinese TV. Stasera al centro del nostro focus il caso di Rosetta Quagliatini, 2 anni dalla morte della donna, di questo efferato omicidio che ancora non ha un colpevole, ma da questo argomento si stanno dipanando tanti spunti interessanti assieme ai nostri ospiti che vado a ricordare: di Sanson, l'avvocato Comand, Elena Commessatti e il nostro testimonial dell'investigatore privato, per raccontarvi dunque anche nel particolare qualche elemento utile su questa indagine. Tornando sul caso Quagliatini in particolare, poche settimane dopo, in una circostanza particolare, era presente a Udine la criminologa Abruzzone. Avevamo provato a chiedere a lei che elementi potevano emergere da questa storia, anche il modus operandi o il profilo criminale dell'assassino. Allora riascoltiamo e poi commentiamo in studio con i nostri ospiti. In base alle informazioni che sono disponibili a livello mediatico, perché chiaramente non avendo accesso agli atti, quello che posso dirle in maniera abbastanza preliminare è che il tipo di delitto, per modalità e soprattutto per la cura che c'è stata nel cancellare ogni tipo di traccia poi sul corpo della donna e l'attenzione a dare fuoco al corpo della donna, ma in qualche modo impedendo che andasse a fuoco anche lo stabile, mi fa ritenere che effettivamente purtroppo la signora conoscesse il suo aggressore piuttosto bene e che quindi ci fosse un rapporto quantomeno di conoscenza tra i due fondamentalmente. Non cercherei molto lontano dalla rete di relazione di questa donna. Una rete di conoscenze un po' anche difficile da scandagliare, visto che questa donna era molto schiva. Beh, guardi, questa donna era molto schiva, quindi immagino che una rete di relazione molto vasta non ci sia da scandagliare, questo è un aspetto. Ma era anche una donna che aveva segnalato numerosi atti di cui lei riteneva di essere vittima fondamentalmente, quindi una donna che aveva una serie di problematiche nelle sue relazioni probabilmente con le persone anche più vicine a lei, quindi io inizierei da quella sfera fondamentalmente. E di Sanson, in casi del genere, quando appunto, come abbiamo spiegato prima, si fa fatica a trovare elementi utili nella scena del crimine, tracciare il profilo criminale dell'assassino può aiutare? Questo è un caso di questo tipo? Ma bisogna sempre pensare, il profilo dell'autore del delitto solitamente viene effettuato in riferimento a più delitti, a più episodi. Nella mia esperienza professionale nell'Arma dei Carabinieri mi sono occupato di centinaia di furti. È chiaro che all'interno di una scena del crimine e del furto poi una similitudine tra reati, cioè l'introduzione all'interno della casa, l'effrazione, le modalità di ricerca, la scelta dell'abitazione, possono portare a definire delle caratteristiche. Se l'omicidio Quagliatini è un caso isolato, gli elementi caratterizzanti, ascoltavo che l'autore del delitto avrebbe anche intervenuto per definire l'entità dell'incendio, mi lascia perplesso. Una cosa è certa, che è vero che il fuoco distrugge tutto, però per quello che ne so la Quagliatini ha subito una ferita alla gola e questo c'è sicuramente una sopraffazione e un contatto con una persona. Ora, il medico legale, seppur con grandi difficoltà, perché la devastazione del fuoco anche sul corpo umano agisce in maniera devastante, però dovrebbe aver rinvenuto quelle che sono le caratteristiche ferite da difesa e quindi delineare quella che era la situazione nel quale è maturato poi il delitto. Mi piace ricordare l'evento del duplice delitto a Lignano, Burgato. Del Burgato, Sostero Burgato,
dove a mesi di distanza, quando ormai la situazione era cristallizzata con la responsabilità dei due fratelli cubani, un pescatore al largo di Lignano, andando con la sua rete da pesca, catturò un coltello serramanico. Quel coltello fu analizzato e c'era ancora un profilo del DNA. Passarono mesi con l'acqua salata. Quindi la scienza fa passi da gigante e speriamo che anche per il caso Quagliattini ci possano essere degli sviluppi per tutti quei campionamenti che sono stati raccolti dai colleghi. Ma c'è qualche elemento meno soggetto alla distruzione di acqua e fuoco? Ma il DNA è un qualcosa di assolutamente particolare. Potremmo avere una goccia di sangue così che carbonizzata? Diciamo. No, dico una goccia di sangue ancora allo stato liquido e avere l'amara sorpresa di non avere la presenza di DNA, invece con reperti mal gestiti e deteriorati, avere delle sorprese, come nel caso del coltello utilizzato per l'omicidio Burgato. A proposito di tecnologia, chiedo a Michele Romanelli, nella vostra attività di che cosa vi servite in particolar modo? Che elementi e che attrezzature vi possono portare a contribuire proprio in questo lavoro? L'elemento fondamentale per il nostro lavoro non è un'attrezzatura, ma è la perspicacia. Dobbiamo sempre ricordare che l'attrezzatura è a supporto di un valido operatore, per cui potrei menzionare moltissime attrezzature all'avanguardia che persino poche persone possono conoscere, però penso che sicuramente la differenza tra un investigatore o in generale un consulente e l'altro, poco fa ha parlato anche della criminologa o della figura in generale del criminologo, un buon professionista, se un vero professionista, può sempre, a mio modo di vedere, dare un valido contributo alla risoluzione del caso. Tornando al discorso dell'investigatore, le tecnologie sono in verità in continua evoluzione. Direi che noi, siccome siamo comunque chiamati a fare un'indagine sul campo, abbiamo sicuramente la necessità di avere delle attrezzature fotografiche e video molto performanti, delle ottime attrezzature per la localizzazione satellitare degli eventuali mezzi. E direi che le principali sono queste, perché poi tutti i rilievi tecnico-scientifici vanno sicuramente fatti fare a chi di competenza. Sarebbe corretto e sarebbe sicuramente un errore concentrare tutta una serie di attività su una figura professionale, perché non può avere tutte le competenze richieste. Cioè, è mai capitato durante un'indagine di imbattersi poi nell'altra parte, cioè nella procura, nei carabinieri che magari arrivano allo stesso punto contemporaneamente? No, a me non è mai successo. Tecnicamente impossibile. E le ho già detto tutto. Mi fido di lei. No, tecnicamente impossibile perché, con tutta la buona volontà, io difensore non ho libero accesso. Sposo tutto quello che dice. Ma però magari si indaga in una direzione, da una parte o dall'altra, alla fine si trova. No. Allora, colleghiamoci sempre, cioè cerchiamo di limitare. Scena primaria del crimine, no? Perché poi quello è il posto dove si emergono gli elementi magari più caldi, più suscettibili di valutazione. Interviene il pubblico ministero, regnante assoluto, giustissimo. Il difensore può entrare su quella scena del crimine solo quando il pubblico ministero ha finito tutti gli accertamenti, un mese, tre mesi, sei mesi, un anno, e su sua autorizzazione. Quindi fino a quando quella è considerata una scena del crimine, lei ben capisce quindi che rispetto assolutamente la palla in mano al pubblico ministero, rispetto assolutamente le esigenze della pubblica accusa. Ma se lei mi dice
andiamo a vedere come succede all'estero, e all'estero non funziona. All'estero come all'estero succede? Non funziona. Questa è una delle domande che volevo fare. Allora, non apro... Perché noi vediamo dai telefilm questi studi legali che in pratica fanno un'investigazione carabinieri, polizia. È certo, ma perché così è previsto dalla norma. Non apriamo pagine sanguinose. In questo caso però soprattutto per difendere l'accusato. Il pubblico ministero è un giudice a tutti gli effetti. Il prosecutor, il pubblico ministero negli Stati Uniti, è un avvocato, come me, stipendiato dalla Procura della Repubblica, che è una carica elettiva. Sì. Ok? Quindi è politica. È politica. Quindi la parità è assoluta. Arrivano infatti le forze dell'ordine, arriva la polizia, arriva l'FBI, arriva la polizia dello Stato, che poi riferisce al procuratore, che non è il capo dell'indagine. Quindi i dati che acquisisce la polizia sono dei dati neutri a disposizione delle due parti. Discovery quasi immediata, con tempistiche... Quindi lì può capitare che si incontrino. Lì può capitare che si incontrino perché nomino l'investigatore privato. Io non vado a chiedere il permesso negli Stati Uniti al pubblico ministero, lo chiedo al giudice, che è terzo, e mi dice, e perché devo avere un trattamento diverso tra una parte e l'altra? Queste scene in cui il giudice riceve i due avvocati, bravissimo. Qual è la novità, che elemento così. C'è? Non posso andare, perché voglio andare? Il pubblico ministero, il prosecutor dice, no ma guardi, non mi sembra il caso, perché c'è differenza, avvocato vada, con tutte le garanzie, perché ripeto, loro hanno delle garanzie di gestione nella procedura che sono assolute, ma perché? Perché sbagli qualcosa di procedura, finisce lì, l'assassino confesso va in libertà, può piacere o non piacere, ma il rispetto delle regole è assoluto. Da noi ci sono un po' di scappatoie in più che tante volte vengono imputati. Che sono all'interno di questi 150 articoli della... Con questo, Francesco, non è che voglio dire, dico, è un sistema che avrà enorme... E sviluppo e futuro, perché ormai tutti i processi, soprattutto quelli penali, ma tante volte anche i processi civili, pensiamo dal minimo caso dell'infedeltà coniugale al grande caso delle truffe informatiche e cose di questo genere, no? Quindi anche il civile ha le sue problematiche. Ma quello che voglio dire, tendiamo sempre più ad andare verso la prova scientifica. Perché nei nostri tribunali, civili o penali, si lavora sulla prova scientifica. Quindi il ruolo dell'investigatore sarà sempre di maggiore impulso. La problematica adesso è adeguatamente sfruttarlo in modo tale che il lavoro dell'investigatore venga valorizzato nel modo corretto e giusto. Elena, come state? Avevamo lasciato in sospeso invece il pettegolezzo, tornando terra a terra. Sì, collegandomi al discorso precedente dell'avvocato Com, il ruolo dell'investigatore, nel mio caso, perché mi sono occupata di argomenti legati al Novecento, cioè a un po' di anni fa, appunto del mostro di Udine, come sapete, l'investigatore e la scienza e la scientificità non era all'ordine del giorno per questo tipo di casi. E quindi la comunità si manifestava in una sorta di respiro lessicale, perché il pettegolezzo in questo caso andava a favore del carabiniere che ascoltava la voce del cittadino e della comunità che era collegata. Infatti lo racconto sempre, ma è vero, è bello pensare che in quegli anni, che sono gli anni 70 e gli anni 80, c'era tutto un collegamento tra i giornalisti, poi le prostitute che andavano al giornale, che era il Messaggero Veneto, e raccontavano la loro storia, che era conosciuta anche dalle forze dell'ordine, perché erano tutti collegati, quindi motivo per cui è difficile anche pensare che non si sia mai arrivati a risolvere il caso del mostro di Udine per questo motivo. Ecco, quindi è diversissimo quel tempo. Tornando all'importanza invece della testimonianza, a volte anche inconsapevole, di Sanson, ci sono stati casi in cui il cittadino ha visto qualcosa ma magari pensava non potesse servire all'indagine, o proprio non si era reso conto che da quell'elemento poi si sarebbe sviluppato tutta l'indagine? Spesso, io ho sempre violato quelle che sono state le regole da giovane carabiniere, dove il comandante imponeva il silenzio per quello che accadeva all'interno della caserma. All'interno della caserma, voglio dire,
lo stato delle indagini e dell'attività investigativa. E l'ho sempre trovato una cosa abbastanza riduttiva, perché se noi parliamo con le dovute maniere, con la dovuta riservatezza di quanto accade, possiamo raccogliere delle testimonianze anche da persone inconsapevoli di avere quegli elementi che ci sono utili. Per il mostro di Udine questa sequenza di eventi è stata straordinaria, dalla donna che vide il sospettato sul greto del fiume mimare delle azioni, al vigile urbano che aveva contravvenzionato l'autovettura del sospettato in tempo di notte, quando le testimonianze ci portavano a dire che non usciva mai la notte. Quindi sono molteplici. E faccio solo un passo indietro per l'avvocato. In un recente caso che ha avuto sentenza di primo grado recentemente, la difesa ebbe accesso al luogo del delitto un anno dopo l'evento e documentò una serie di circostanze che poi furono utili per effettuare una ricostruzione, e quindi ebbi la conoscenza dell'attività investigativa, in quel caso promossa dalla difesa con l'interessamento di un'agenzia investigativa, molto molto complessa. Quindi a ripassare, a ripercorrere con una visione anche diversa, anche in contrasto con quella che era stata l'interpretazione delle forze di polizia. E io ritengo poi che tutto sia utile, tutto debba essere valutato, quindi anche le testimonianze, quelle stesse testimonianze che raccontano una identica circostanza con dei punti di vista diversi. Permettono poi di fissare su un luogo, in un arco temporale, più soggetti e verificare quelle che, se non c'è univocità tra le versioni, di poter poi effettuare quegli accertamenti per comprendere chi e perché magari ha omesso o ha qualche volta aggiunto qualche particolare. Anche la testimonianza. È un lavoro di mosaico, in sostanza. È un lavoro di mosaico, diventa una tecnica la raccolta dei dati. Assemblare tutto quello che è il raccolto e poi valutarlo in riferimento a tabulati telefonici, intercettazioni, telepass e quant'altro, carte del carburante. Oggi veramente è possibile triangolare tutto e tracciare tutto e collocare quello che è il testimone, o che a volte potrebbe essere anche un sospettato. Francesco, altri elementi che volevamo affrontare in chiusura, perché davvero sono uscite cose molto interessanti. No, mi interessava il discorso che ha fatto adesso Sanson sul dare qualcosa di quello che si sta facendo per stimolare evidentemente chi deve parlare anche a fare mente locale e dire ok, se Sanson mi sta dicendo questo, forse quella cosa che io ho visto ha un senso, e quindi, ma in questo caso non si configura una violazione, non lo so, di segreto istruttorio. No, beh, l'ho detto prima. Ha parlato di tutte le cautele e tutte le attenzioni del caso. No, però significa dire a qualcuno, dare a qualcuno un elemento delle indagini che sono in corso, se ho capito bene. Può anche darsi che abbia capito male. No, voglio dire, adesso stavo guardando, passavano le immagini dell'omicidio Burgato, ero molto più giovane, il solo fatto di poi essere ripreso la televisione e avere questa visibilità permette anche di essere al centro dell'interesse di qualcuno che ha qualcosa da dire. E poi in questo caso è utile l'intromissione dei media? Certo, certo, ma l'ho osteggiata mai così in maniera feroce. Però oggi, essendo da questa parte, avendo una visione diversa, non più ampia ma diversa, mi rendo conto che il potere dei media è eccezionale.
va sfruttato e tutti gli strumenti vanno sfruttati per un fine, speriamo, giusto. Io volevo dire, l'investigatore, il sapiente investigatore, non divulga i particolari, però utilizza in un contesto che potrebbe essere quello del circondario la raccolta di quegli elementi, a volte anche inconsapevole. Cioè, però lei in quanto investigatore privato può farlo con meno lacciuoli di quanto invece non poteva farlo all'epoca quando era carabiniero, sbaglio? Beh, certo. Questo giusto per inquadrare nessun sempre il discorso lacciolo. Di... Nessun lacciuolo. Nessun lacciuolo, l'investigatore privato. L'investigatore privato, certo. Ma anche... Sugli elementi raccolti da lui però. Certo, certo che sì. No, ma voglio dire, anche nel contatto con le persone, nulla vieta, sta alla serietà, ovviamente, la professionalità del soggetto, ma nulla vieta che arrivi, anche perché, torniamo al discorso di prima, è una raccolta di dati che poi devono essere formalizzati, sono spunti, no? L'investigatore privato, come una volta si diceva, raccoglie gli spunti investigativi, poi li deve formalizzare, sempre quando stiamo parlando di investigazioni difensive, li deve raccogliere l'avvocato. Sanson lo dice, i media vengono utilizzati, ma lo sa benissimo perché chissà quante volte l'avrà fatto quando era un pubblico ufficiale, uno, due particolari di verità non vengono mai spesi, mai, perché sono quelli che poi riescono a tenere i mitomani al di fuori di una certa direzione. E comunque, perché tante volte ci sono anche le confessioni di comodo, e fare la verifica sulla realtà di quello che... Quindi i media non sanno mai tutto, sanno molto, ma non sanno mai tutto. Beh, sì. Giustamente, ci mancherebbe. Giustamente. Elena Commessati, anche per tornare invece alla tua alter ego Agata Est, ah, certo, è uscito da molto poco, volentieri, l'avevamo annunciato nella passata puntata. Come si fa una trasmissione importante? Eccoci. Eccoci qua. Queste monete, abbiamo capito che fine hanno fatto. Le monete non si sa che fine abbiano fatto, nel mio libro do un'ipotesi. È un furto importante collegato al caso del mostro di Udine. Il furto più importante del Novecento è avvenuto a Udine, monete antiche 1936-1974 sono state rubate in pieno giorno in castello, non hanno mai trovato il colpevole e non hanno mai trovato le monete. Quindi quale fatto più ghiotto per me che racconto storie? Questo che leggerete, ed è anche in parte la verità, collegato al sospettato del mostro di Udine. Quindi grande storia. Benissimo, allora aspetteremo anche i prossimi passi, le prossime storie, i prossimi racconti. Le monete non torneranno indietro. Chissà cosa succede con questo libro, perché i numismatici si stanno già muovendo, perché finalmente leggono una parte che della storia. Detto, 1974, 20 marzo, quindi tra un po' festeggiamo. Quindi potrebbe essere la stessa mano che nei giorni scorsi ha rubato 40 kg di monete a quelle... collezionista, ne ho letto sui giornali. Sì, non dico nulla. Sarà molto giovane, ho pensato che potrebbe essere sempre stato lui. Potrebbe essere un recidivo, lui o lei. Perché i collezionisti sono mitomani della collezione, quindi la rubano, la tengono e se la guardano tutti i giorni. Certo, ne godono solo loro. Per cui, per questo non è mai uscito, se così è. Francesco, beh, questo ci ha dato lo spunto per un ulteriore speciale, magari sui grandi colpi del secolo. Grandi colpi irrisolti. Irrisolti. Siamo davvero in chiusura, ringraziamo i nostri ospiti, Edi Sanson, consulente delle investigazioni criminali, Michele Romanelli, investigatore privato, l'avvocato Comand, e Elena Commessati. Grazie anche a te, Francesco. Grazie, Davide, grazie a tutti i nostri ospiti. E buona serata su Udinese TV.